Non dire che non ti avevo avvertito, Martin. Te l'ho detto, io sono cattiva. Ti rendi conto che io sono diversa da tutte le altre? Dovremmo incontrare adesso la interprete, Lara. Ciao. Bene, ciao Corallina. Senti, ma tu sei stupenda adesso, lo eri anche quando hai fatto il film, ma volevo sapere, ma che età avevi quando hai fatto il film? 17, eri piccinissima. E quando tu hai cominciato a fare l'attrice? Mi sa un po' giovane. Io avevo giovane. 5 anni quando ho iniziato a fare delle pubblicità, poi 11 anni ho iniziato a fare i miei primi film da protagonista fino ad oggi. Fino ad oggi? Lara? Ah, non sapevi di trovarmi qui? No. Stai leggendo delle poesie? Sì. In tedesco? Sì. E parli anche altre lingue, vero? Sì, parlo 3 lingue, tedesco, italiano e inglese. Lo sai che ho avuto paura di non trovarti? Potevi aver dimenticato il nostro appuntamento. È passato un anno da quando l'abbiamo promesso. Io invece non vedevo l'ora di arrivare. Non volevo perdere neanche un giorno di questa vacanza. Come passa il Natale una giovane attrice, lei? Un po' qua, un po' là, ogni anno in modo diverso. Comunque cerco sempre di passarlo in famiglia, possibilmente. Per me il Natale è molto importante, è una festa che mi piace tantissimo. Anno nuovo? Anno nuovo, tanto lavoro, fortunatamente, a Parigi. Quindi, sì. L'augurio che Lara Vendele fa a Laura Vendele qual è? Di lavorare e tanta felicità. Pubblica! Pubblica! Quali sono le difficoltà che incontra una giovane promessa come te per uscire definitivamente allo scoperto? Non si esce mai allo scoperto, è molto difficile, c'è sempre da combattere giorno dopo giorno, quindi si imparano delle cose nuove sempre lavorando in ogni film. Ho iniziato per gioco perché i miei genitori lavoravano entrambi al cinema. Erano Walter Barnes. Sì, e Britta Barnes. E mio padre era un attore dei western, dei spaghetti western, sì. Un vero americano. E quindi per gioco, perché insomma a casa si respirava aria di cinema e quindi per gioco sono entrata a far parte. E dici i primi film? Mio caro assassino, La mala ordine. La mala ordine, Fernando Di Re. Sì. E poi ho fatto una piccola partecipazione in Roma a Marcord di Fellini. Ma l'adolescenza era il tuo film proprio super cult, perché era storia erotica con bambine. Sì, è stato con Eva, il film Eva Ionesco e Martin Loeb, che per quei tempi era... Ma anche ora, credo, Lara. Sì. Erano tempi molto più liberi, credo, no Stella? Voglia. No, quando prima? Sì. E adesso? Sì. No, non erano così liberi. Ma la scabrosità stava oggi nel è molto fatto più libero. Che undicenni interpretassero un ruolo di questo tipo. L'altro film, vedi? Ring of Darkness. Ring of... No, quello lì. Quello lì. E l'altro invece questo film di Pier Carpi, che era un film anche questo fuori di testa. Con un cast comunque eccezionale, certo. C'era Marisa Melli, Rene Papas, e Valentina Russo, Cortese. Ah sì? C'è anche forse. Carmen Russo. Io ero che sempre balletta. Piccola perché avevo comunque 12 anni quando ho interpretato questo film. E poi c'era mia madre che mi faceva chiaramente da filtro, quindi io ho avuto solo il lato divertente lavorando e non tutto il resto, insomma. E da quando avete smesso? Poveri. Lara, tu hai figli? Io ho 3 figli, infatti anch'io a 28 anni mi sono sposata e ho iniziato a fare figli e quindi mi sono dedicata totalmente e a loro. E ti hanno chiamato, Lara ritorna Lara, a fare... Quando ero incinta dell'ultimo figlio di Sebastian, mi voleva Scorsese per un film, che però ero perché al sesto mese, non potevo. Io penso che ho lavorato. Scorsese, quindi, cioè, è stata solo... Quella sì, volta è stata lì, chiaramente. Quindi, E l'ultimo film che hai fatto qual è, Lara? Requiem per voce e pianoforte di Tommaso Sherman per la TV. E tu invece e Stella? E prima Bolognini, La Villa del Venerdì, stesso anno. E poi avevi fatto anche Antonioni, Fellini, io scordo i film buoni, diciamo. Dario Argento. Parliamo delle...
Samperi, Solli, Samperi, cosa Bancini. Avevi fatto? Con Samperi ho fatto sia Ernesto, dove... Doppio ruolo, vero? Doppio ruolo, maschio e femmina, gemelli. E poi vai alla grande con Massimo Ciavarro, una specie di Vitelloni moderno. Ecco. E non vi manca quindi a il me cinema? Tantissimo, sì. Ah, ecco. Sì, sì, sì. A me tantissimo. A te ti manca il cinema, Andrea, no? No, io